Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come: due concorrenti della passata edizione dell'Isola dei Famosi si starebbero sentendo. Sono questi i rumors che girano nelle ultime ore. Di chi si tratta? La 16ª edizione dell'Isola dei Famosi è terminata 3 settimane fa. A conquistare la vittoria finale è stato l'attore Nicolas Vaporidis davanti a Luca Daffré, Carmen Di Pietro e Mercedes Enger. Come anche per l'edizione precedente, anche questa appena conclusa è stata condotta da Ilary Blasi. Ma quali due ex naufraghi si starebbero frequentando una volta rientrati in Italia? Quale indiscrezione è emersa nelle ultime ore? Isola 16, il possibile flirt di due ex naufraghi. La 16ª edizione dell'Isola dei Famosi è andata in scena in Honduras presso le favolose Cayo Scocchinos. Questa è stata l'edizione più lunga di sempre. Infatti, è durata ben 99 giorni ed è terminata lo scorso 27 giugno. Sono stati ben 32 naufraghi che hanno preso parte al reality condotto da Ilary Blasi. La conduttrice è stata affiancata in studio da Vladimir Luxuria e Nicola Savino in qualità di opinionisti. Ma che retroscena è emerso nelle ultime ore? Quali ex naufraghi dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi si starebbero frequentando in gran segreto? L'indiscrezione. Nei giorni scorsi la figlia di Eva Enger, durante il programma radiofonico Non succederà più su Radio Radio, aveva ammesso di provare qualcosa per Edoardo Tavassi. Aveva fatto molto parlare il suo flirt con il fratello di Gwendalina durante i mesi di permanenza sull'isola. Queste erano state le sue parole a riguardo: io ed Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito. Se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Quando sono uscita ci siamo chiariti, siamo in buoni rapporti, abbiamo fatto pace. Io sono sempre stata sincera con lui, a me lui piaceva. Se un uomo mi fa ridere io esco pazza. Uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è perché è una persona sincera. L'interesse c'era e io gli credo. Bisognava esplorare questo sentimento al di fuori dell'isola. Ma ora che sta succedendo? I due si stanno frequentando? Edoardo Tavassi non aveva usato parole molto tenere sulla figlia di Eva Enger, accusandola di essersi approfittato di lui sull'isola per andare avanti nel gioco. Ma le parole di Mercedes Enger sul suo conto sono state molto dolci ultimamente. La ragazza ha informato tutti che si sente con Edoardo con costanza. Nulla ancora di ufficiale, ma Edoardo e Mercedes starebbero approfondendo la loro relazione, stando ai rumors. Vedremo cosa accadrà in futuro e se queste voci saranno confermate. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.